Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti sul canale. Siamo in partenza, è mezzanotte e un quarto, stiamo facendo l'autostrada Brescia-Piacenza, ci stiamo dirigendo verso l'Emilia Romagna. La meta non è ancora stabilita perché questo maltempo ci fa un po' dubitare sulla destinazione, ma sicuramente strada facendo andremo a cercare dei bellissimi posti in Emilia Romagna dove poterci fermare, quindi adesso seguiteci e vi mostreremo tutti questi bellissimi posti. Ragazzi, dopo la tappa notturna a Fontanellato abbiamo parcheggiato all'esterno dell'area sosta vicino all'autostrada, abbiamo passato una notte tranquilla, stamattina abbiamo ripreso il nostro viaggio con partenza alle 6, adesso siamo a Bagno di Romagna, sono le 9 e ci accingiamo a fare la visita a questo paese. Abbiamo percorso l'autostrada 1 per direzione Cesena per poi prendere la 45 direzione Roma. Traffico pochissimo, quindi è una strada che vi consiglio e adesso andiamo a visitare Bagno di Romagna. Ragazzi, siamo arrivati a Bagno di Romagna, abbiamo lasciato il camper qui dove c'è un grosso piazzale, abbiamo preso questa rotonda, abbiamo preso la via Manin centrale, piccolo borgo però comunque molto interessante, abbiamo visto la piazza di Santa Maria con la Basilica. Abbiamo visto la casa, il Palazzo del Capitale, adesso rientriamo, qui ci sono le terme di Sant'Agnese, adesso rientriamo con questa via. Buongiorno dottore. E proseguiamo verso il padiglione delle fonti e poi facciamo un piccolo tratto del sentiero degli gnomi. Siamo all'ingresso del sentiero degli gnomi, facciamo due passi e andiamo a vedere questo bellissimo sentiero. È magico perché esaudisce dei desideri più profondi. Lascia una monetina ed esprimi il tuo. Aspettavo che nel secchiello del pozzo dei desideri avessi trovato, non so, delle pepite d'oro, invece no. Praticamente in questo pozzo si inseriscono delle monete e si esprime un desiderio. Bene ragazzi, abbiamo completato quasi tutto il percorso degli gnomi perché si è messo a piovere, abbiamo dovuto rinunciare, molto bello, probabilmente è un po' ancora in bassa stagione perché la manutenzione è un po' quella che è, però curioso, una cosa molto curiosa, molto interessante, non solo per bambini, oppure anche per bambini cresciutelli come noi. Adesso riprendiamo la direzione verso il camper, questa tappa a Bagno di Romagna è stata molto interessante perché non ce l'aspettavamo, doveva essere solo una sosta di passaggio per berci un caffè, invece abbiamo fatto la visita a tutto il paese. Se passate di qua vi consiglio una piccola sosta, un'oretta, un'oretta e mezza, la visitate tutta, quindi bello, bello, bello. Numerosi sono anche i percorsi sentieri e i percorsi da poter fare in bicicletta. Qui vicino c'è il passo dei Mandrioli o Mandrioli, c'è il passo del Carnaio, passi famosi anche per il Giro d'Italia, quindi sicuramente sarà una tappa che rimetteremo il nostro qualche viaggio per fare qualche uscita nei sentieri in e-bike qui di Bagno di Romagna. E dopo aver lasciato Bagno di Romagna abbiamo ripreso la E45 in destinazione Roma, o meglio in direzione Roma, e ci siamo fermati qui sul lago dove c'è una bellissima diga da vedere. Ci fermiamo qui a mezzogiorno, ci fermiamo per il pranzo, intanto ci godiamo questo bellissimo panorama, questa fantastica diga da cui parte il Tevere. Fabi, fammi vedere le tue pigne intonse. Guarda come sono carine. Raccolta delle pigne al lago per i lavoretti natalizi.
Bene ragazzi, abbiamo lasciato il lago di Monte d'Oglio, abbiamo pranzato lì in un bello spottino vista lago, siamo stati un po' sorpresi dal temporale, quindi abbiamo deciso di riprendere il nostro percorso. A pochi chilometri dal lago di Monte d'Oglio abbiamo trovato un bellissimo borgo per caso, perché abbiamo fatto quello che si dice sorpresa dopo una curva. Abbiamo fatto una deviazione, volevamo andare a San Sepolcro, però abbiamo fatto una deviazione e abbiamo trovato il borgo di Anghiari. Bellissimo, adesso abbiamo trovato un'area parcheggio proprio per camper appena sopra il borgo, quindi parcheggiamo, ci prepariamo e andiamo a visitare il borgo di Anghiari. Abbiamo raggiunto Città di Castello, dopo aver lasciato Anghiari ci siamo spostati di qualche chilometro sempre sulla strada E45, abbiamo trovato una bellissima area sosta gratuita proprio qui nel comune di Città di Castello, abbiamo lasciato qui il camper, adesso ci spostiamo verso il centro per mangiare qualcosa, una bella pizzettina se la troviamo e la visita appunto al centro di questo borgo. L'area sosta è asfaltata, è un grande parcheggio proprio vicino al centro. Servizi carico scarico, non c'è corrente, però comunque è comoda proprio qui a due passi dal centro. Bene ragazzi, eccoci di nuovo in camper, la nostra serata termina qui, abbiamo fatto una bella visita al borgo di Città di Castello, abbiamo mangiato una buona pianina e adesso andiamo a Nanna, però prima ci guardiamo una serie TV e poi Nanna, perché domani ci aspetta un'altra bella giornata con altri bei posti da visitare. Ci vediamo domani mattina, ciao! Lasciate un commento e iscrivetevi al canale.